Sono Luca Tremolada. E io non sono Andrea Zanotti. Siamo Infodata Blog Cast. Prima di tutto, la buona notizia. Dal 2008, quando era al 20%, l'abbandono scolastico si è ridotto nel 2017 al 14%. Abbiamo centrato l'obiettivo, però l'Italia non è tutta uguale. Andiamo da un 4,8% in provincia di La Spezia a un 27,1% in quella di Caltanissetta. Grazie a Open Police abbiamo incrociato questi dati con reddito e disoccupazione. Ecco cosa abbiamo scoperto. Tendenzialmente sono le regioni del sud e le isole a presentare un tasso di abbandono scolastico superiore rispetto alla media nazionale. Non mancano però le eccezioni. Ad Avellino, ad esempio, siamo al 7,5%, mentre a Imperia, in Liguria, arriviamo fino al 22,2%. Ciò detto, la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni senza diploma correla con disoccupazione giovanile più alto e reddito medio pro capite più basso. Era intuibile, ma noi l'abbiamo calcolato. Ci sono, anche in questo caso, delle eccezioni. C'è Oristano, in Sardegna. Qui l'abbandono scolastico è all'8,7%, la disoccupazione giovanile al 53,6% e il reddito medio pro capite si aggira intorno ai 15.600 euro l'anno. Poi c'è Novara, dove l'abbandono scolastico è al 17,6%, la disoccupazione si ferma al 34% e i redditi superano i 22.000 euro. Ovviamente non c'è nessuna causa-effetto. Ovviamente. Ah, ovviamente, io non sono Andrea Zanotti, sono Riccardo Saporiti.